e parlo Con con Radiogamma? Radiogamma, Sì, sì, dimmi. sto seguendo la vostra trasmissione Sì. e ho fatto una riflessione su quanto riguarda l'odio, l'odio di religione, l'odio di razza. E ora è proprio, allora ho pensato che proprio è insito proprio nel cattolico o pseudo cattolico questo odio verso a qualcuno, cioè non c'è niente di cristiano. Ecco, per modo di dire, seguo da qualche anno una signora che interviene in tutte le radio, in tutte le televisioni, e ha un odio proprio viscerale verso delle persone. Beh, tutto questo odio è infarcito in queste parole: oddio mio, oddio santo, oddio onnipotente, oddio mio. Ecco, nomina Dio ogni cinque parole. E vomita odio verso queste persone senza nessun diciamo riscontro, perché non si può dare del delinquente a uno se prima non sia confermato che sia un delinquente, non si può dare del ladro a uno se prima non sia stato condannato per aver rubato, né si può dare altri titoli se non ha avuto una conferma da parte, se non crediamo alla legge. Ecco. Beh, se hai una Volevo dire certezza questo, soggettiva proprio glielo puoi dare lo questo. stesso, eh. Comandi? Se hai una certezza soggettiva puoi dargli lo stesso del ladro, cioè se tu sei Sì, certo. siamo d'accordo, ma no in un accanimento, non dico a giornaliero, ma orario, proprio ogni mezz'ora, ogni ora questo vomitare odio, è sempre infarcito da queste, sempre, Dio mio, Dio santo, Madonna mia, Dio, cioè nominando queste, e allora dico, ma come si fa a nominare Dio che per questa gente è l'infinita misericordia? E vomitare odio. Ecco, questo volevo dire. Forse voi avete su certe cose avete ragione, anche se io non sono approfondito, non ho un riscontro, non ho un vero riscontro, però comincio a capire certe cose. Vi ringrazio e buona trasmissione. Grazie Grazie a te. Io vorrei fare solo una semplice battuta molto. Io sono accusato da molti spesso dagli amici di fare alcune cose sempre selvagge. E voglio fare l'etimologo selvaggio, cioè nel senso, se noi prendiamo l'espressione odio e togliamo lo spazio, viene fuori odio, cioè nel senso, c'è una strana somiglianza, cioè nel senso del termine odio e odio. Sai che Odio non esiste in latino, esiste Odei, Sì, ma esatto, sì. l'evocazione Odio non Sì, esiste, beh, il termine è Dio stato delle variazioni che è sono delle state variazioni, introdotte sì, beh, apposta perché non esistevano. l'hanno introdotto i monoteisti perché ad esempio già tantissimi autori cristiani parlano di dei, però già se noi prendiamo l'espressione odio e odio, Comunque è solo una mancanza di spazio. c'è una condizione, io adesso non so il caso specifico, non voglio entrare assolutamente nel caso specifico. Però in effetti chiunque si trova in ginocchio odia, cioè non tollera che nessuno lo mette in discussione. E ha un terrore terribile che qualcuno lo metta in discussione. Per cui chiunque fa questo. Un attimo, scusate, se vuoi andare avanti, Sì. aspetta. Pronto? Relativamente, Sì, scusa, vai, vai. relativamente alla trasmissione successiva, lei parlava di Bella, ha detto anche se... Sì, no, beh, non so se lo farò io, perché adesso ho No, visto che è arrivato Alvise. volevo, no, ho Sì. capito, ma no, se ha 2 minuti di tempo io metto giù, mi spiega la sua posizione su di No, me? non gliela spiego. Ah no? No. Mi dispiace, volevo sentire la sua Ti dico versione. perché non te la spiego. Prego? Ti dico perché non te la spiego. Va bene, no, Va bene? d'accordo, buona Grazie. serata. Ciao. Ti dico subito perché non te la spiego. Perché questa è una trasmissione religiosa e noi cerchiamo di mantenerci sempre sul piano religioso senza entrare in polemica o far polemiche diverse dal nostro ambito religioso. Dopodiché ognuno di noi ha posizioni politiche, posizioni sociali, posizioni di cronaca in Di maniera storia. diversa ed è giusto che ogni pagano abbia le proprie. Se io dicessi la mia posizione sarebbe quasi un'imposizione. Sì, anche perché Pronto? praticamente dare una definizione,
cioè, nel senso che intervenire su un argomento di attualità, su un argomento di cronaca, dal nostro punto di vista è secondario, in quanto subentrerebbe sempre l'aspetto soggettivo e personale, cioè, nel senso che se noi dovessimo esprimere un qualcosa che ha le val di fuori del paganesimo e del politeismo, non sarebbe la posizione dei pagani o dei politeisti o di chi segue la stregoneria, sarebbe la posizione invece di quella persona che è pagana, però ha una sua visione del mondo, cioè nel senso che noi pagani non siamo uniformi come nel monoteismo, cioè ogni pagano ha una sua natura, ha una sua forma, ha una sua manifestazione, ha una sua idea, ha un suo percorso, è un modo di capire, di intendere le cose. Di conseguenza, quello... Scusa Francesco, sì. Controordine, non farò io da regia a trasmissione di Bella, lo farà Alvise, per cui Alvise seguirà la ragazza e faranno quella trasmissione. Comunque io rispetto tutte le idee, non vi preoccupate. Sì, di conseguenza noi ci siamo prefissi con questa trasmissione di seguire un argomento ben specifico, evitiamo appunto agganci all'attualità, se questi proprio agganci all'attualità non sono riferiti alle nostre tematiche. Proprio perché noi non facciamo una trasmissione generale, facciamo una trasmissione particolare, che è legata al fenomeno religioso, della religiosità. Un attimo io. Per radio? Sì, no, Francesco, tu hai notizie della rivista Ateo? Hai l'indirizzo qua? Dovrò andare in macchina. Senti, senti, fa una cosa. Aspetta un attimo, allora, troviamo, dai. L'ho trovata, io purtroppo... Senti? Sono... Sì. Ci senti? Ci stai sentendo? Sì. Dimmi. Allora, è una rivista che pur io essendo pagano consiglio, comunque l'Ateo è questo indirizzo. Associazione UAR, Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, casella postale 989, 3500 Padova. Ecco, l'abbonamento costa 10.000 lire. Non date il noto per Scusa, hai sentito l'indirizzo? Sono per telefono, non sento la radio. Allora, ecco, associazione, eccolo qua, ecco. Allora, associazione UAAR. UAAR. Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. Sì. Casella postale. Sì. 989. Allora, 989. 3500. 3500. Padova. Grazie. Prego. Sì, ciao. Prego, ciao. Ecco, la rivista Ateo, pur non appartenendo alla nostra realtà, anche perché appunto per noi si può essere atei solo verso il Dio dei cristiani e dei monoteisti, perché appunto all'interno del politeismo e del paganesimo non può esistere la forma di ateismo, perciò insomma se loro sono atei... Non ha neanche senso. Sì, non ha neanche senso. Non può esistere proprio. Perché si è atei rispetto a se stessi, se noi diciamo che ogni essere è un Dio, che più ogni essere umano è un Dio, non si può essere atei rispetto a se stessi, perché se stessi si esiste. Sì, sì, ecco, di conseguenza questa rivista costa solo 10.000 lire l'abbonamento. Vale la pena che spendiate queste 10.000 lire, insomma, non date l'8 per 1.000 alla Chiesa Cattolica, non fate offerte ai preti, non date soldi alle missioni e spendete 10.000 lire questa rivista che vale sicuramente la pena di leggere e di diffondere. Ecco, anche sul discorso dell'ateismo, volevo citare un particolare così curioso. Io sono un grande ammiratore di un imperatore pagano romano che è Giuliano l'Apostata, come viene definito dai cristiani. Benissimo, è uscito un libro su Giuliano l'Apostata in cui si dice chiaramente e che questo ricercatore dice al filosofo interessa mostrare l'estremo approdo del suo ateismo radicale, ma all'imperatore, per evidenti ragioni di Stato, importava usare il mito, in particolare quello pagano contro quello cristiano, cioè nel senso che anche il paganesimo può essere utilizzato in una funzione anticristiana proprio per combattere questo male nocivo. Per citare un altro particolare curioso sul corso dell'ateismo, ad esempio nell'antica Roma aveva un nome segreto. Questo nome non poteva essere né conosciuto né pronunciato. Qualche ricercatore ha detto, se il nome non può essere né pronunciato né conosciuto, alla fine si è atei, perché non sa nulla su cui pregare, su cui riferirsi. Perciò il problema appunto dell'ateismo non è un problema pagano o politeista, è un problema puramente cristiano. Perciò a me va benissimo che esista una situazione del genere che vada contro il principio del monoteismo. Sì, è bellissimo quando parli con atei, anche con gente di sinistra così che ce l'ha magari con la religione, no? Il concetto religioso, è che loro non riescono a capire come fai tu a fare una religione. E loro non riescono a capire che può esistere delle cose diverse del cristianesimo, una percezione del mondo diversa del cattolicesimo, diversa delle religioni rivelate. Cioè noi abbiamo vissuto talmente in maniera violenta la liberazione dall'oppressione delle religioni rivelate,
che queste persone si dimenticano che può esistere qualcosa di diverso, e che è terribile. Non so, sì, no, ma difatti questa percezione l'hanno avuto, ad esempio, non so chi di voi conosca un autore americano contemporaneo che è un pseudonimo che si chiama Huckabee, famoso per le famose TAZ, cioè le zone temporaneamente autonome. Praticamente lui parla di zone liberate da un potere dominante anche di tipo cristiano e che siano liberate non virtualmente ma fisicamente. Pronto? E lui dice, fa, perché noi dobbiamo combattere? Io desideravo sapere la vostra posizione in merito a, beh, in merito a tutte le regioni monoteiste, si è capito, però di regioni monoteiste ce ne sono diverse, non c'è solo quella cattolica. E se secondo voi si mettono tutte sullo stesso piano, oppure se le differenze che accompagnano le une alle altre le mettono in sei diverse secondo la vostra concezione. D'accordo. Ciao, grazie. Ciao. Sì. Allora, do io, dopo vai tu. Sì, sì, sì. Allora, per noi tutte le religioni rivelate che hanno un Dio creatore al loro centro sono uguali, anche se si esprimono, anche se la repressione e il controllo delle persone è fatta in maniera diversa. Ma tutte le volte che abbiamo un Dio creatore al centro del mondo e tutti gli esseri umani e tutti gli esseri del mondo sottoposti al volere divino, per noi tutte quelle religioni sono uguali, al di là di come poi rappresentano la repressione. Questo è il mio concetto. Francesco adesso lo arricchisce. Sì, no, beh, io appunto voglio intervenire sull'argomento monoteismo. Cioè, per noi il monoteismo di tipo cristiano, di tipo cattolico, di tipo ebraico, di tipo islamico. Qualcuno dice che anche una certa religione dell'India, il jainismo, potrebbe essere monoteista, comunque sarebbe un disquisire particolare. Cioè, il monoteismo, in quanto generato da un unico Dio, per noi va condannato. Cioè, in quanto si pone il riferimento su un unico valore, su un'unica cosa che è al di fuori di questo mondo e che, va, cioè, che manda una rivelazione, cioè, la differenza sostanziale poi, cioè che poi ce ne sono tante, ma una delle tante differenze sostanziali tra paganesimo, politeista e monoteismo è questa, cioè nel senso che il paganesimo dice, non è arrivato un giorno un profeta, un dio a dirti le cose ci sono sempre state, ci sono, dipende da come tu le guardi, da come tu le usi, da come tu le segui, di conseguenza io non ho bisogno di darti un qualcosa, di darti una via, di darti una religione, perché quello che c'è, la religione la puoi trovare te stesso guardando il mondo, cioè il mondo ti offre talmente tante cose che non c'è bisogno che io vada ad aggiungere una mia interpretazione. Anche le mie parole potrebbero essere un'elaborazione di parole dette da altri, cioè le mie parole sarebbero soltanto un'organizzazione diversa di altre parole, di conseguenza sono già state pronunciate, già dette, cioè io farei solo da ripetitore, praticamente farei solo da rielaboratore. Esiste un dizionario, io lo riorganizzo, faccio un nuovo concetto, ma questo concetto è già stato espresso. Se è stato espresso in maniera verbale, è stato espresso in maniera esistenziale. Di conseguenza io non ti posso rivelare niente. Io ti posso dire, io quello che vedo è questo, quello che percepisco è questo, quello che faccio è questo. Benissimo, questa è la mia via. Io so che la tua sarà diversa e so che chi mi ha preceduto l'ha fatta in maniera diversa e non ha avuto il bisogno di imporlo, di codificarla. Il monoteismo ha bisogno di questo fare, cioè di imporre, codificare, stabilire, regolare, misurare, numerare. E quando appunto si comincia a parlare di numeri, io non sono d'accordo, perché che poi una religione monoteista abbia 10 comandamenti, ne abbia 25, ne abbia 300 e qualcosa come quella ebraica, è secondario. Il fatto che li ha, che li impone, che li numera, che li può quantificare e che li può misurare. Perché se noi partiamo dal principio che tutto si può misurare, alla fine si può misurare anche la libertà degli altri, si può misurare anche la vita degli altri, si può misurare anche lo stile di vita degli altri, di conseguenza si può anche giudicare. Di questo diventa proprio pericoloso. Di conseguenza anche noi parliamo più del monoteismo di tipo cristiano o di tipo cattolico. Benissimo, ma peggiore è anche il monoteismo di tipo islamico. Vediamo l'Algeria, e penso che sull'Algeria ci sarebbe tantissime cose atroci da dire. E lì abbiamo proprio un Dio che impone di fare questo, cioè dire, fa, questi non sono con te e tu li devi massacrare, li devi uccidere. E li devi sgozzare, perché sgozzando li impedisce di arrivare, di entrare nel paradiso, li impedisce di arrivare al giorno del giudizio. Cioè questo qua, per loro è così fondamentale uccidere una persona perché non possa arrivare al giorno del giudizio. Rendiamoci conto dell'atrocità. Basta pensare ad esempio anche l'integralismo di ultima telefonata, Francesco, sì, beh, dopo dobbiamo chiudere la trasmissione. L'integralismo di tipo ebraico, cioè che esiste nel fatto di Israele. Sento io l'ultimo, ma rubo la telefonata a un altro, però. Volevo chiedere solo, siete disponibili, beh penso di sì, a fare una serata culturale su questi discorsi qua? Certo. Sì? Con un certo tipo di contraddittorio? Sì. Certo. Ok, allora. Dove? Beh, a San Rigo, zone limitrofe, insomma. Sì, benissimo. Non c'è problema. Tu sei la Manostica, mi sembra, no? Sì. Sì? Io sì. No, siamo anche vicini, voglio dire. Sì, certo. Sì, non so problema. Comunque, dopo diamo il numero cellulare alla fine. Cerco di,
di vedere la possibilità di farlo, perché non dipende solo da me. D'accordo. Quando ho qualche novità telefono alla radio. Sì. No, ma ti diamo il cellulare, ti do il numero di telefono e indirizzi adesso. Se hai aspetta un attimo che carta e pena, fra due minuti ti do indirizzi, va bene? Benissimo, ok. Ciao. Allora, io qui chiudo la trasmissione, c'ho chiaramente Alvise che sta aspettando per fare la trasmissione su Di Bella al posto di Mario, Mario non può venire, diamo gli indirizzi e chiudiamo qua la trasmissione. Cosa ma cosa, mi ha visto, sono già le 4:30, allora, Alvise sta scalpitando e ora... Allora, vi do l'indirizzo, Istituto Mediterraneo, Studi Politeisti, Casella Postale 53, Marostica, Vicenza.